Il calo demografico in Italia, cari amici, il calo demografico in Italia, emergenza democratica, demografica. I giornali, le televisioni danno la notizia in maniera allarmante, allarmante, allarmata. C'è un poteroso calo demografico, siamo scesi sotto i 60 milioni. Ogni anno nascono sempre meno bimbi, nascono sempre meno bimbi ogni anno. E pensare che sì, noi siamo circa 60 milioni di abitanti, invece da Finlandia ha la stessa superficie dell'Italia, sono 6 milioni. Si dice, ma nella Finlandia ci stanno i ghiacci eterni. E in Italia abbiamo le Alpi perenni, gli Appennini perenni e i terremoti perenni in Italia. Vai a fare i bambini sulle Alpi, vai a fare i bambini sugli Appennini, vai a fare i bambini dove ci sono i terremoti. Siamo quasi 60 milioni, siamo pure troppi. Se fossimo la metà, cioè una trentina di milioni, saremmo ancora troppi. Se fossimo la metà di 30 milioni, cioè 15 milioni, saremmo ancora troppi. E se fossimo la metà di 15 milioni, cioè 7 milioni e mezzo, forse saremmo ancora troppi. Beh, e poi non ci sono forse i migranti? Non ci sono forse i migranti che vengono qua a lavorare? Ma lo sapete quanti migranti, quanti africani lavorano nelle industrie italiane? Quanti migranti vanno a lavorare a raccogliere arance, olive, pomodori? Quanti migranti fanno i badanti e le badanti? Lo sapete voi? Dice, ma se diventiamo pochi, chi è che paga le pensioni? Chi è che paga le pensioni? Comunque siamo troppi. Basta aspettare una generazione che le cose si regolano. Invece di strillare tanto sul calo demografico, cerchiamo di mettere le mani al portafoglio, cioè il governo, Giorgio Meloni, mette le mani al portafoglio, perché a fare un bimbo e ad allevarlo si fa fatica, capito Giorgio Meloni? Poi qui c'è anche la ministra per la famiglia. Ministra per la famiglia, metti le mani al portafoglio, capito? Metti le mani al portafoglio del governativo. Ad ogni donna che fa un bimbo bisogna dare almeno 1.000 euro al mese, fin quando il bimbo ha compiuto 18 anni. Per ogni donna che fa due bimbi si devono dare almeno 2.000 euro al mese, sin quando i due bimbi hanno compiuto 18 anni, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ad ogni donna che fa questa scelta, ad ogni donna che fa questa scelta di fare i bimbi, oltre a dare 1.000 euro al mese per ogni bimbo fino al 18° anno di età, si dia 1.000 euro al mese alla donna, per sempre, anche dopo che ha smesso di fare i bimbi. E quando dico 1.000 euro, dico, come si chiama, è il minimo sindacale, capito Giorgio Meloni? Capito ministro per la famiglia, che non mi ricordo mai come ti chiami? Per fare i bimbi si deve mettere mano al portafoglio, capito? Parola di Serafino Massoni, i cui libri vi aspettano con tanta pazienza nelle migliori librerie italiane.